Scontro diretto per i piani alti al Villa De Massimi, fra il Grifone con la miglior difesa dell'intera categoria e il Civitavecchia che vuole la vetta della classifica del girone A. Padroni di casa reduci da 5 risultati utili consecutivi, mentre i nerazzurri hanno reagito prontamente alla sconfitta con l'Urbe Tevere, battendo il Fiumicino nell'ultimo turno. Clima gelido e squadre che si studiano per i primi 10 minuti, quando la prima occasione è per Ramacci che indirizza bene di testa, ma arriva la bella risposta di Rocchetti che manda il corner. Altro grande pericolo creato dal Grifone al quarto d'ora. Gran botta da fuori di chiesa su cui ancora attento Rocchetti, che si supera parando anche il tappin di Tataranni, si salva il Civitavecchia. Vicino al gol anche Grelesi, che servito in area da Borrazzo, colpisce di testa senza inquadrare lo specchio della porta. Pochi minuti dopo ci prova anche Di Cristofano, sempre per via aerea, ma la porta di Rocchetti sembra stregata. Doccia gelata per i ragazzi di guida, che arriva al 40° quando il Civitavecchia colpisce alla prima vera occasione. Bel suggerimento di Camilletti per il neo entrato Pau, che sorprende i centrali rossoblù e con un bel colpo di testa porta in vantaggio gli ospiti. Prova subito a reagire il Grifone con la conclusione da fuori di Jesue, che si spegne di poco sul fondo. La ripresa si apre con il calcio di rigore concesso al Grifone per una trattenuta su Ramacci. Dagli 11 metri, freddissimo Borrazzo che spiazza Rocchetti, firmando il suo 10° gol in questo campionato. Rossoblù galvanizzati da pareggio, che dopo un minuto ci riprovano subito con Jesue, destro da fuori bloccato. Ritmi che si abbassano fino ai minuti finali, quando Scanzani prova ad inventarsi il gol della giornata con un gran destro dai 35 metri che neanche questa volta sorprende Rocchetti. L'ultima chance capita ancora una volta sulla testa di Cristofano, colpo di testa deviato in angolo per l'ennesima volta. Finisce quindi 1-1, un pareggio che sta di beffa per il Grifone, che ora vede la vetta distante 6 lunghezze. Civitavecchia che porta a casa un punto preziosissimo per continuare la propria lotta al titolo.